Mi pare che ci siano tutte le condizioni per evitare una seconda malagrotta, per arrivare a trattare quanti più rifiuti possibili per trasformarli in ricchezza per la città e per la regione insieme alla differenziata. Lo ha detto la presidente della regione Lazio Renata Polverini, che questa mattina ha visitato la discarica di Malagrotta. Sulla possibilità di dare altre proroghe ha aggiunto: ora stiamo lavorando, vediamo cosa accadrà. Un numero verde contro l'usura a sostegno di famiglie e imprese. A presentarlo questa mattina presso la sede della Regione Lazio è stato il presidente Renata Polverini e l'assessore alla sicurezza Giuseppe Cangemi. Con il numero verde regionale 800 86 28 61 e un'email dedicata antiusura@regione.lazio.it si vuole fornire supporto informativo e aiuto ai cittadini del Lazio che vivono situazioni di disagio economico o sono potenziali vittime del reato d'usura. Operatori specializzati risponderanno a partire dal 17 gennaio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 18, esclusi i giorni festivi. Il presidente della provincia di Roma Nicola Zingaretti e Dirino Colombi, presidente della Confederazione Nazionale Artigianato Romano, hanno siglato l'accordo Wi-Fi CNA per la progettazione, l'implementazione e lo sviluppo dell'infrastruttura pubblica di connettività provincia Wi-Fi. L'evento si è svolto nella Sala della Pace di Palazzo Valentini con la partecipazione del direttore Lorenzo Tagliavanti e Nicola Gaudenzino, presidente di Assobar CNA. L'assessore alle politiche sociali e famiglia della Regione Lazio, Aldo Forte, è intervenuto quest'oggi nell'ambito di un'iniziativa, Una sola famiglia umana, organizzata dalla Caritas e dalla Fondazione Immigrantes, per presentare il dossier statistico immigrazione nella sala convegno della Cassa Edile a Frosinone. Un uomo di circa 40 anni è stato trovato senza vita ieri sera sulla corsia d'emergenza della A1 nei pressi dello svincolo di Frosinone in direzione Napoli. A quanto si apprende, l'uomo, un italiano, era vestito in giacca e cravatta. Sul cavalcavia gli agenti della polizia stradale hanno trovato la sua auto chiusa a chiave. Sulla vicenda indaga la Polstrada, non si esclude che possa essersi trattato di un suicidio. A Ceprano i carabinieri della locale stazione, nell'ambito di un servizio di controllo straordinario del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio, hanno tratto in arresto una trentenne di Frosinone per il reato di tentato furto aggravato. La donna, simulando una richiesta di beneficenza, ha tentato di asportare al proprietario di un'attività commerciale di elettrodomestici del luogo il portafogli contenente la somma di circa 700 euro, che era custodito nella tasca dei pantaloni. Il furto però si è concretizzato per l'energica reazione del gestore dell'esercizio, che ha consentito ai militari operanti prontamente intervenuti di arrestare la donna, che è stata trattenuta presso la camera di sicurezza della compagnia di Pontecorvo, dove ora è in attesa del rito direttissimo. A Giuliano di Roma invece i carabinieri della locale stazione hanno deferito in stato di libertà, a seguito di una denuncia, un cinquantenne del luogo per minaccia commessa con armi. Appena acquisita la notizia di reato, i militari hanno eseguito una perquisizione presso l'abitazione del denunciato, dove è stata rinvenuta e sequestrata una pistola a salve calibro 8 con relative munizioni. Nella circostanza sono stati preventivamente sequestrati anche due fucili da caccia regolarmente denunciati. Un cardiotocografo per il reparto di ostetricia dell'ospedale Parodi Delfino di Colleferro è stato consegnato dal sindaco Mario Cacciotti e dall'assessore alla sanità Cinzia Sandroni, quale frutto di una raccolta effettuata con l'allestimento di uno spettacolo teatrale andato in scena al Vittorio Veneto nel novembre scorso. A prendere in consegna l'importante apparecchiatura il dottor Carmelo Morabito, aiuto primario del reparto, e la capo ostetricia Anna Maria Felici, che hanno preso parte insieme al personale del reparto ospedaliero alla cerimonia ufficiale. È uscito in questi giorni il primo volume della collana dei quaderni dell'archivio storico Innocenzo III di Segni, che recita il titolo Prime ricerche su Orazio Zecca da Montefortino, oggi Artena, dalla bottega del Cavalier d'Arpino a quella di Francesco Nappi. Scritto da Luca Calenne, collaboratore dello stesso archivio, nonché professore di storia dell'arte. Il prezioso volume, prima in una lunga serie, è edito da Gangemi Editore e verrà presentato venerdì 14 gennaio alle ore 17:30 presso la sala mostre e convegni Gangemi Editore, via Giulia a Roma. La presentazione, presieduta dal vescovo della diocesi di Velletri Segni, Monsignor Vicenza Bicella, vedrà gli interventi di Claudio Stirati, segretario generale del Ministero dei Beni Culturali, di Maria Giulia
Giulia Aurigemma, Università degli Studi di Chieti Pescara, Antonella Pampalone, Archivio di Stato di Roma, e Alfredo Serangeli, direttore Archivio Storico Innocenzo III di Segni.